Ritieni che si debba ridurre il numero dei soggetti accorpando una o più forze di polizia? Direi innanzitutto che l'esistenza di più forze di polizia è un dato storico della nostra storia dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Nella storia di queste istituzioni, per queste istituzioni, ha un rilievo fondamentale. Oggi noi abbiamo due forze di polizia a competenza generale che forse una percezione un po' errata le restituisce come forze che fanno le stesse cose. Non è esattamente così. La Polizia di Stato esprime quelle che sono le autorità provinciali di pubblica sicurezza. Quindi laddove è necessaria un'autorità provinciale nei centri che hanno una certa rilevanza o alcuni problemi di criminalità o comunque problemi di ordine pubblico, è chiaro che deve sopravvivere o la questura o il commissariato. Questo però non esclude che in quelle situazioni possa esserci la presenza anche dei presidi dell'Arma dei Carabinieri. Questo non significa che tutto deve restare immutato. Al contrario, il decreto legislativo 177 del 2016 sull'assorbimento del Corpo Forestale chiarisce come bisogna procedere a una razionalizzazione. Cosa serve e cosa conta? È evidente che conta una distribuzione razionale perché ci sia una vicinanza del presidio di polizia, delle forze di polizia al cittadino. Altrettanto importante però è la capacità operativa, cioè saper coprire l'intero territorio. Ecco perché ritengo che ci sarà e ci si sta già lavorando su una razionalizzazione del sistema del presidio, ma inteso anche come presidio dinamico delle forze di polizia, cioè come capacità di coprire il territorio. Dall'altro lato vorrei dire che l'esistenza di queste due forze di polizia, oltre a essere una ricchezza, nessun paese democratico, al di là di come ci viene raccontato, conosce un'unica forza di polizia. Non lo conosce la Gran Bretagna, dove ogni polizia, ogni contea ha la sua polizia. Non lo conosce gli Stati Uniti, dove c'è un livello di stratificazione delle forze di polizia che va dalla contea fino alle polizie federali. Ecco, quindi una pluralità di forze di polizia da questo punto di vista è una ricchezza e una garanzia di democrazia. Non fanno esattamente le stesse cose. Esiste oggi una regia che è presso il Ministero dell'Interno, è chiaro che poi noi abbiamo altri corpi delle polizie, ne abbiamo altri due oggi dopo la soppressione della forestale, e cioè la Polizia Penitenziaria e la Guardia di Finanza, che hanno vocazioni di carattere più specialistico e concorrono al mantenimento della funzione di pubblica sicurezza perché non è il loro core business principale, evidentemente. Questo però non vuol dire che queste due forze di polizia non abbiano la propria ragion d'essere. Ce l'hanno nella misura in cui curano settori molto specifici e specialistici, perché specialistico è il settore della polizia economico-finanziaria che cura la Guardia di Finanza ed è specialistico anche quello della tutela e della protezione degli istituti di pena, che non possono essere soppresse. Alla luce delle competenze di ciascuna forza di polizia, quale accorpamento ritieni più utile? Prima di cominciare questa conversazione mi piacerebbe chiarire o provare a spiegare un concetto di cosa fa l'amministrazione della pubblica sicurezza e cosa non fa. L'amministrazione della pubblica sicurezza è quel complesso sistema fatto da un'organizzazione presso il Ministero, fatto dalle forze di polizia, fatto dalle prefetture, dalle questure, che si occupa fondamentalmente di garantire le condizioni per un'ordinata convivenza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati. Quando vedete una volante che gira per la strada, quella è prevenzione dei reati. Cosa non fa l'amministrazione della pubblica sicurezza? Perché per Costituzione non può farlo. Non si occupa di svolgere le indagini sui reati, perché le indagini sui reati sono sono demandate alla magistratura, che le esercita attraverso sì le forze di polizia, ma che in quel momento operano come polizia giudiziaria e ai sensi dell'articolo 109 della Costituzione, in quel momento le forze di polizia dipendono esclusivamente dal magistrato. Faccio questa premessa perché sia più chiaro qual è la nostra mission e come operiamo. Riterrei che forse non sarebbe in questo momento
e in linea generale di procedere ad ulteriori accorpamenti, perché come ho detto prima, l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato hanno vocazioni che, seppur coprono l'intero spettro della prevenzione dei reati, comunque hanno delle specializzazioni. Per esplicitarla ancora meglio, pensate alla Polizia di Stato, ha delle specialità proprie che gli provengono dalla sua storia. Per esempio la Polizia Stradale, che quest'anno compie i 70 anni. Altrettanto l'Arma dei Carabinieri ha delle specialità proprie, pensate alla tutela dei beni del patrimonio, il gruppo per la tutela del patrimonio artistico, il NOE. Esistono quindi delle specializzazioni. Esistono delle vocazioni diverse, perché comunque per la Polizia di Stato resta il core business dell'espressione dell'autorità di pubblica sicurezza. Quanto alle altre due forze di polizia, dico subito che non potrebbe avvenire, a mio modo di vedere, un accorpamento della Polizia Penitenziaria, perché la Polizia Penitenziaria dipende fondamentalmente dalla magistratura di sorveglianza ed è un principio di democrazia, quello per cui il detenuto, cioè l'uomo che viene appreso e viene privato della sua libertà, sia nella disponibilità unica del giudice e non dell'esecutivo. Alla stessa maniera non potrebbe essere in nessuna maniera soppresso, a mio modo di vedere, la Guardia di Finanza come espressione di una specialità di polizia. E un'espressione di questo genere, volendo andare oltre Atlantico, la trovate nel Secret Service, che forse è una delle agenzie federali più antiche del sistema di law enforcement americano, e nasce non per la tutela del Presidente degli Stati Uniti, ma come mission iniziale aveva ed ha tuttora la tutela della moneta, che è uno degli aspetti dell'azione della Guardia di Finanza. Quindi io credo che razionalizzazione ovviamente sì, il decreto legislativo 177 contempla molti versanti, molti aspetti e molti punti che mirano a realizzare una razionalizzazione, un abbattimento dei costi e una semplificazione del sistema. Ma un'obliterazione di queste differenze credo che non sarebbe né nella nostra storia, e la storia per le istituzioni ha la sua importanza, né soprattutto sarebbe così vantaggioso dal punto di vista economico, e soprattutto non sarebbe così neanche coerente con un principio di democrazia che punta sul pluralismo anche delle sue articolazioni, che esprimono quello che è l'esercizio della forza.